Nella storia ci sono delle correnti sotterranee che danno forma, danno contenuto e animano le idee che poi fanno la politica e creano i movimenti sociali. Sono correnti sotterranee carsiche che qualche volta scompaiono, qualche volta riappaiono, ma hanno dato forma al nostro presente, alla politica che anche oggi viviamo, ai movimenti sociali, alle rivoluzioni politiche, culturali e umane in cui tutti ci troviamo immersi. Sono correnti difficili da riconoscere e che hanno una sorgente collocata tanto lontano nel tempo e anche nello spazio. Questo è Segreti ed è un viaggio fra queste correnti sotterranee della storia che fanno le nostre idee. Allora, riprendiamo il filo facendo un piccolo passo indietro e ritornando invece a nel cuore dell'Europa teutonica, diciamo così, c'è una figura, no, che ha dei legami che sta appunto a sinistra di Lutero, no? Perché noi siamo partiti parlando di questi movimenti ereticali medievali. A un certo punto, tutto questo fermento, no, che parte da Gioacchino da Fiore, poi gli spirituali, poi tutte queste sette che girano per l'Europa. E escono, no? Rispuntano i catari in albigesi in Francia, insomma, diciamo tra la Francia e la Spagna, in queste terre, ma anche in Italia, per esempio a Concorezzo ci sono delle tracce, no? Poi a un certo punto, ovviamente nel corso del tempo, tutto questo fermento sfocia nella riforma, e inizialmente la riforma è ovviamente luterana, no? È Lutero, ma ben presto produce dei frutti molto più estremi. C'è un momento in cui Lutero non è presente, diciamo, alla guida del movimento, in cui si presentano invece nella città, no, dove sta Lutero, delle figure, no, che sono poi figure appunto di predicatori molto più estremi, questi anabattisti. E alcuni di loro faranno degli esperimenti sociali veri e propri, no? C'è anche un celebre libro, Il Re degli Anabattisti, che racconta uno di questi esperimenti. Ecco, vorrei ripercorrere questo esperimento con lei e poi parlare anche di un altro, di un riconosciuto poi, per esempio, da Ernst Bloch, no? Uno dei grandi studiosi dell'utopia e del comunismo, come un precursore dei movimenti comunisti, cioè Thomas Münzer. Sì, Thomas Münzer, che non a caso è stato rivendicato dalla storiografia e dagli studiosi comunisti come un precursore del socialismo e del comunismo nel 1500, soprattutto nel periodo in cui Lutero fu in qualche modo, diciamo, prigioniero dopo il suo bando, diciamo, dall'impero, e nella sua città natale di Wittenberg, si formò tutto questo gruppo. Arrivarono dei personaggi chiamati i profeti di Zwickau, che predicavano queste nuove teorie che sul piano religioso si traducevano in esperienze. Oggi forse a noi familiari, ma a quell'epoca dirompenti, come la possibilità di celebrare la liturgia in lingua volgare, di attenuare o negare il dogma dell'Eucaristia. E poi i cosiddetti anabattisti si chiamavano in tal modo perché predicavano il ribattesimo. Sostenevano che non era valido il battesimo dei bambini, che il battesimo doveva essere una libera scelta riservata agli adulti, ai maggiorenni, ma soprattutto le loro teorie erano dirompenti dal punto di vista politico e sociale, perché mentre Lutero, per la sua, diciamo, rivoluzione, si era appoggiato soprattutto sui principi protestanti, e gli anabattisti negavano ogni forma di autorità, compresa quella dei principi che appoggiavano Lutero. E questa fu una delle cause poi della loro sconfitta, perché
quando loro arrivarono addirittura a conquistare una città, la cittadina di Münster, dove tentarono di edificare il loro paradiso in terra, la loro città ideale, e si trovarono a dover combattere poi su due fronti, cioè da una parte Lutero e i principi tedeschi che loro pretendevano di scavalcare a sinistra, e dall'altra parte i cattolici che per una volta si allearono con i protestanti per cercare di stroncare alle radici questa nuova eresia. Ma poco più di un anno di esperienza sul terreno nella città di Münster, accaddero le cose più... Ecco, perché questo è interessantissimo, no? Perché noi pensiamo, adesso raccontiamo così, uno dice, ma che male c'è, no? Nel portare la democrazia al popolo, no? Magari gente vessata che viveva magari in condizioni difficili. Ecco, poi la realtà è che quando questi progetti si realizzano, no? E Thomas Münzer non ha avuto occasione di farlo, invece gli anabattisti a Münster, che invece è un'altra città, assomiglia insomma a livello di pronuncia, diciamo così, ma sono due cose diverse, uno è una persona, sì, uno appunto la città dove instaurano questo regno anabattista, e in realtà ha poco a che fare con la democrazia, è più una specie di tirannia, è un po' una sorta di incubo del socialismo reale in anticipo sui tempi, no? Cioè una ristretta cerchia di eletti che poi comanda, e un popolo oppresso alla fame e con varie forme di perversioni di ogni genere, polizia religiosa che circola infatti uno studioso russo, in un libro tradotto in italiano dalla casa di Matriona dal titolo Il socialismo come fenomeno mondiale, Igor Safarevich è l'autore di questo libro, in cui ci dà un quadro sintetico di tutte queste sette, da quelle medievali fino al socialismo e al comunismo, dedica molto spazio a questi anabattisti, alla esperienza della città appunto di Münster, che è una città della Westfalia, quindi da non confondere con Thomas Münzer, che era diciamo questo un personaggio diciamo singolo, un individuo anabattista. Bene, in questa città di Münster, dove prendono il potere, realizzano una vera democrazia, e la caratteristica della democrazia, quando è una democrazia ideologica spinta alle sue ultime conseguenze, come fu quella di Münster, ma come fu la democrazia giacobina dell'epoca della Rivoluzione francese, o come fu la Comune di Parigi, è quella di essere intimamente contraddittoria, perché si può realizzare solo attraverso la forza, solo attraverso la violenza, e per cui questa, chiamiamola democrazia radicale, venne a coincidere con una radicale oppressione da parte del gruppo di illuminati che guidava questo processo rivoluzionario, e che sulla strada dell'egualitarismo pretese di imporre a Münster la radicale comunanza dei beni materiali. Quindi fu un esperimento vivo di comunismo, comunanza dei beni e comunanza anche delle donne, nel senso che ogni uomo e ogni donna era libero di accoppiarsi a piacimento, e questo provocò una situazione che presto divenne insostenibile. Nel frattempo questa città dove era assediata, e quindi si trovò anche in una situazione di fame, ci furono episodi di cannibalismo, ci furono episodi veramente, veramente aberranti. Poi tutto fu stroncato nel sangue, ma è rimasto nella storia questo dell'anabattismo come uno degli esperimenti più sinistri e più terribili, direi. Perché noi abbiamo sempre un po' questa, no? Sono idee che
si ritrovano, no? Pensiamo alla Ginevra di Calvino, anche se non raggiunge questo livello, no? Però anche lì, quando si parla della libertà, no? Come diceva prima, magari anche la libertà di accoppiarsi con chi si vuole, poi nella realtà diventa che c'è il gruppo dirigente, no? Che si accoppia con chi preferisce e gli altri che subiscono, diciamo, sottomessi che subiscono. Ecco, una cosa che ritorna, per andare ancora un po' più avanti, un po' nel puritanesimo anche, perché ci sono sempre queste due, come dire, queste due strade, no? Da un lato un'apparente ascesi totale, un forte moralismo, quasi più che morale, no? E poi dall'altro invece c'è la libertà sessuale, o addirittura l'idea che del sesso sacro, della magia sessuale vera e propria. Ecco, un esperimento interessante che ha delle radici in comune con questi è poi quello dei puritani, che di nuovo se ne vanno negli Stati Uniti, cioè sono gli anglicani, diciamo, più radicali, no? Anche qui dei riformati, che vanno in quelli che diventeranno gli Stati Uniti, cioè in America, non certo per instaurare la democrazia, ma per instaurare la loro visione, no? Della nuova Gerusalemme, anche qui con poi alcune zone, regole piuttosto severe, cioè spesso si punta il dito contro la Chiesa Cattolica per l'Inquisizione, ma i protestanti, calvinisti, puritani poi si sono dati un gran bel da fare a bruciare streghe e stregoni, diciamo. Ecco, no, quello che lei dice è molto interessante. C'è da chiedersi, ma qual è la vera e profonda ragione di questo, potremmo dire, scivolamento da forme di che potremmo definire ultra religiose, come sono quelle puritane o di certi gruppi protestanti, in situazioni invece di dissolutezza sessuale. E lì potremmo anche aggiungere agli esempi dei protestanti che lei faceva anche qualche cosa di recente, cioè noi vediamo anche all'interno della Chiesa Cattolica negli ultimi tempi diciamo moltiplicarsi dei fatti come veramente impressionanti, cioè di congregazioni e istituti religiosi che praticano al loro interno forme di misticismo sessuale, e quindi con le pratiche diciamo le più dissolute, forme di vera e propria depravazione. Come può accadere tutto questo? Ma io credo che, tornando al protestantesimo, una delle ragioni di fondo sia questa, che il protestantesimo, pur nelle sue due versioni, perché poi dopo Lutero si divide in quelle che potremmo definire due strade, cioè da una parte una strada tra virgolette mistica, da un'altra parte una strada razionalista, però diciamo queste due strade, queste due itinerari del protestantesimo sono accomunati da un soggettivismo di fondo che nasce dal rifiuto radicale della Chiesa Cattolica come istituzione di oggettiva mediazione fra l'uomo e Dio. Una volta che noi tra l'uomo e Dio eliminiamo ogni forma di mediazione e veniamo a sostenere che l'uomo può raggiungere Dio in maniera diretta attraverso o la lettura della Sacra Scrittura operata in maniera più o meno razionale o razionalista, o attraverso forme di esperienza dello Spirito Santo che l'uomo si può subire. Ecco che queste forme di soggettivismo, di individualismo religioso, vengono a vanificare con non solo l'idea di una istituzione, la Chiesa, ma anche l'idea di una stessa legge morale, perché una legge morale, per essere tale, una legge morale intendiamo oggettiva, assoluta, cogente, valida per tutti gli uomini, deve avere un'autorità che la promulga, che la tutela, diciamo, che la ribadisce. E questa, per i cattolici, questa autorità nel corso dei secoli è la Chiesa. Ma nel momento in cui la Chiesa cattolica, cattedra di verità e di morale, viene rifiutata, negata, oppure essa stessa cessa di svolgere questo ruolo, ecco che tutto a questo punto è ridotto alla esperienza del singolo, e il singolo, in maniera più o meno consapevole, viene a crearsi
una sua religiosità, una sua morale, una sua mistica, e ciò che la, la morale un tempo proibiva viene ad essere strada di esperienza religiosa e di redenzione. Ed è quello che accade nei, in questi gruppi puritani, e che purtroppo anche recentemente accade all'interno stesso della, della Chiesa Cattolica. Allora, io ringrazio il professor Roberto De Mattei, vi ricordo, per approfondire questi temi, A sinistra di Lutero, edito da Solfanelli, che è una panoramica di tutti questi movimenti del protestantesimo radicale, che poi sono stati appunto riconosciuti come, diciamo, la base, no, del, del futuro socialismo scientifico, e I sentieri del male, che è come dire, un più ampio invece sguardo, che insomma, sono due libri, potremmo dire, fratelli, no, che fanno vedere anche strade parallele, vicine, che si intrecciano, e grandi cospirazioni che hanno, e i complotti, quelli veri, che non sono quelli dei complottisti, che sono complotti che non esistono, ma sono i complotti dei complottardi, potremmo dire così, no? Ci sono complottisti che immaginano cose che non esistono, e poi complottardi che invece le cose le mettono in pratica, e spesso si riconoscono in quest'idea, no, di illuminati, che non è la questione di Dan Brown o altre cose, no? Sono queste invenzioni, ma sono, insomma, gruppi anche storicamente, insomma, sono esistenti, ma di cui abbiamo plurime prove, almeno fino a un certo punto. Grazie, grazie mille, professore. Grazie, grazie molto, grazie.